Piano, 1937. Renzo Piano può essere considerato il più importante architetto italiano vivente e uno dei più grandi del mondo. Renzo Piano nasce a Genova nel 1937 da una famiglia di costruttori. Si laurea in architettura nel 1964, completando la sua formazione con numerosi viaggi in città estere, come Parigi e Londra. Già nel 1970 gode di una discreta fama internazionale, che gli permette di ricevere l'incarico per il padiglione dell'industria italiana all'Expo di Osaka, in Giappone. L'anno dopo vince l'importantissimo concorso per la realizzazione del centro Georges Pompidou a Parigi, insieme all'architetto Richard Rogers, con cui aveva da poco creato uno studio. Il progetto è rivoluzionario e all'inizio suscita molte polemiche, anche se oggi è diventato parte integrante dell'urbanistica di Parigi. L'idea più nuova è quella di portare all'esterno, e rendendoli ben visibili attraverso l'uso di colori diversi, tutti quegli elementi di solito tenuti nascosti, come aeratori, condutture e scale. Diversi e nuovi sono anche i materiali usati: acciaio, plexiglass e plastica. L'opera che lo rende famoso nel mondo, a partire dal 1985, è il recupero del porto antico di Genova, con il restauro di vecchi magazzini e la costruzione di nuovi edifici. Tra questi spiccano l'acquario, il più grande d'Europa, e la bolla, aggiunta nel 2001, che è una sfera trasparente che ospita flora e fauna tropicali. Ad Osaka, in Giappone, Piano torna nel 1988 per progettare il nuovo aeroporto. Poiché non c'è posto per farlo, crea addirittura un'intera nuova isola artificiale di circa 5 km quadrati, collegata alla terraferma da un ponte lungo 3 km. Nella Nuova Caledonia, che è un arcipelago a est dell'Australia, sperduto nell'Oceano Pacifico, Piano realizza a partire dal 1991 un centro culturale, rispettando le forme e i materiali, il legno, delle capanne indigene. Nel 1994 iniziano i lavori del Parco della Musica di Roma, formato da spazi aperti e chiusi che si completano tra di loro. La piazza Gradoni è il cuore intorno a cui ruotano i tre auditori, la cui forma è molto suggestiva. Può richiamare un mouse o un coleottero, ma nello stesso tempo favorisce un'ottima acustica. Tra le opere più recenti va ricordato il Museo della California Academy of Science, finito nel 2008 a San Francisco. La struttura, che ospita un acquario e una raccolta di piante, è coperta sul tetto da 1,5 milioni di piantine, che la isolano perfettamente. È una tecnica antica, usata in passato in Norvegia e Islanda, ma ancora valida. A Londra, in occasione delle Olimpiadi del 2012, viene inaugurato lo Shard London Bridge, soprannominato La Scheggia, che con i suoi 310 metri è il più alto grattacielo dell'Unione Europea. Il rivestimento in vetro e la forma piramidale lo rendono leggero, nonostante le enormi dimensioni.
conferma del prestigio raggiunto, l'allora presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, il 30 agosto 2013 nomina Renzo Piano senatore a vita. Uno degli ultimissimi progetti, ancora allo stato iniziale, riguarda un ospedale pediatrico a Bologna, in cui l'idea centrale è quella di costruire i padiglioni sopraelevati e in mezzo agli alberi, così da dare ai bambini l'idea di stare in una casetta tra i rami come nei loro giochi. La sua architettura si può definire globale perché le sue opere si trovano in ogni parte del mondo. Ha sempre assimilato e fatto propri tradizioni, usi e materiali locali. Sfrutta materiali sia tradizionali, come mattoni e legno, che più innovativi, come plastica e acciaio. Le opere di Renzo Piano si trovano in tutte le più importanti località d'Italia: Torino, Milano, Genova, Bologna, Parma, L'Aquila, Roma, Cagliari, Nola, Bari, San Giovanni Rotondo e in molte nazioni dei 5 continenti: Francia, Svizzera, Germania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Grecia, Malta, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Caledonia, Stati Uniti, Uganda.